Un parterre da grandi eventi all'Università di Teramo ha accolto l'arrivo del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Franco Gabrielli, che ha presenziato i lavori del convegno sulle emergenze, sicurezza e protezione civile. L'iniziativa, promossa dall'Ateneo Teramano e dal sindacato FSP Polizia di Stato, ha affrontato temi riguardanti la mitigazione dei rischi sui territori e la gestione dell'emergenza. Il senso di questa giornata è puntare l'attenzione su dei temi che in questo momento sono proprio, come dire, scottanti all'ordine del giorno: la sicurezza, l'emergenza, la ricostruzione. Ancora una volta l'Università di Teramo che diventa un luogo di riflessione oltre ad essere un luogo di formazione, perché lo ribadisco ancora una volta, siamo in guerra e la formazione, la cultura, la scienza è l'unico muro, l'unico baluardo contro la guerra. In tempo di terremoti e disastri naturali, la protezione e la sicurezza dei cittadini il più delle volte vengono demandate al Corpo dei Vigili del Fuoco, punto di riferimento e presidio sui territori. In questo tempo di guerra, poi, l'azione di tali operatori diventa quanto mai indispensabile, come spiega Guido Parisi, capo nazionale dei Vigili del Fuoco. In questi oltre 80 anni il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto davvero passi da gigante dal punto di vista di innovazione tecnologica, preparazione delle nostre squadre, ma che purtroppo i scenari sono sempre più imprevedibili. Ricordo ad esempio quello che è successo a Ponte Morandi o qui a Rigopiano, tutti scenari non sempre facilmente valutabili in anticipo. Per cui l'arma migliore in queste situazioni è la prevenzione. In questo momento storico di guerra, come vi state preparando? Chiaramente, come sapete, negli anni 60 ci fu quello che si chiamava la guerra fredda e attivammo quella rete di rilevamento e di caduta di radioattività e che abbiamo sempre tenuto aggiornata e quindi abbiamo quotidianamente fatto delle rilevazioni ambientali proprio per essere pronti in caso di rilascio di sostanze tossiche e pericolose. Nel concludere i lavori del convegno sulle emergenze all'Università di Teramo, il sottosegretario Gabrielli, delegato per la sicurezza della Repubblica Italiana, ha presentato anche il suo recente libro dal titolo Naufragi e nuovi approdi, dal disastro della nave Concordia al futuro della protezione civile.